Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la salute, l'informazione sanitaria e il benessere. Oggi parliamo di un argomento che direi decisamente tocca da vicino noi donne, donne di qualsiasi età. Parliamo di violenza, in particolare della violenza domestica che è perpetrata nei confronti del mondo femminile. Ospite in studio il dottor Claudio Didino, che è direttore della struttura complessa Medicina e Chirurgia d'accettazione d'urgenza dell'azienda sanitaria locale di Novara. Dottore, quali sono le modalità in cui si manifestano le violenze all'interno delle mura domestiche e quali sono quelle più frequenti? Allora, prima di tutto credo che sia opportuno fare una differenziazione fra violenza, i termini di violenza di genere e di violenza domestica. La violenza di genere, che è quella un po' più mediatica probabilmente, è una violenza che si manifesta nei confronti della donna prevalentemente. La violenza domestica invece è qualcosa di più ampio, che coinvolge anche tutta un'altra fascia di persone, un'altra tipologia di persone, che sono per esempio i bambini, per esempio gli anziani, per esempio i malati, per esempio i portatori di handicap fisici o mentali. E questa è tutta un'umanità nascosta che non parla e che non emerge nelle statistiche ed è un'umanità di cui dovremmo sempre tenere in Presente. considerazione, tenere presente. Dopodiché le modalità invece in cui si manifesta la violenza di genere sono quelle che un po' conosciamo, quelle del maltrattamento fisico vero e proprio, quello del ricatto sessuale, che secondo il mio parere è un vero e proprio stupro, quello della violenza psicologica che si manifesta in moltissime sue varianti, e quello della violenza economica che non è tra da trascurare, perché quando si controlla in maniera puntuale, ossessiva, quelle che sono le spese domestiche della donna, quando addirittura si dà una quota di denaro semplicemente per la spesa di tutti i giorni, ecco, questa è una forma di violenza assolutamente non tollerabile. E poi la violenza psicologica invece, quando si sminuisce normalmente la donna in tutte le sue caratteristiche, nella sua femminilità, nella sua sessualità, quando si interviene in tutte le sue decisioni, quando la si insulta in pubblico, ecco, tutte queste situazioni ce ne sono veramente moltissime, anche queste si configurano come violenza vera e propria. Dottore, secondo la sua esperienza, quasi sempre l'aguzzino, diciamo, il carnefice è l'uomo e spesso è il partner, per non chiamarlo marito, compagno, fidanzato della donna. Ma cosa fa scattare la violenza in un uomo? Dunque, intanto dice bene lei, nel senso che il partner è il nemico molte volte che c'è tra le mura domestiche. Quando parliamo poi nello specifico di femminicidio, che è un termine che forse piace poco, ma che secondo me rende molto bene l'idea, perché si intende con questo termine proprio l'omicidio di una donna in quanto donna. Ecco. Quando si parla di femminicidio bisogna tenere presente che nel 70% dei casi l'assassino effettivamente ha le chiavi di casa se non vive proprio in casa. E che cosa fa scattare, mi chiedeva, questo tipo di violenza? Sono molte le cause da ricercare, però quello che secondo me è molto importante sottolineare è quello che è la ricerca continua da parte di questa tipologia di uomini del potere e del controllo. Cioè è proprio questo tentativo di ottenere potere e controllo continuamente che porta poi a manifestazioni di violenza a volte gravissime proprio. Quindi c'è proprio una sorta di relazione fra senso di possesso, di proprietà e femminicidio. Assolutamente, sì, è verissimo. Solo nel momento in cui si pensa che l'altra parte della coppia, cioè la donna, è un oggetto da utilizzare, un oggetto da possedere, allora si incomincia una relazione assolutamente malata. C'è da tenere presente che effettivamente
io credo che il vero amore non sia mai questo, per fortuna è una situazione piuttosto rara, ma nel vero amore in effetti l'amante ricerca il corpo dell'amata semplicemente nella sua dimensione di massima libertà. Ecco, nel momento in cui noi accettiamo questo rapporto con una persona assolutamente libera, ci mettiamo in gioco ed è forse anche il bello del rapporto. Ma in qualche modo non ci possono essere dei segnali premonitori che mettono in allarme la donna che dice vabbè, un momento, fermiamoci un secondo, io quest'uomo non lo voglio perché qualcosa mi fa capire che non va. Sì, anche se non esiste effettivamente uno stereotipo di maschio abusatore, almeno dal punto di vista dell'aspetto fisico, però certi tratti caratteriali, certe particolari consuetudini di comportamento di un certo tipo di uomo probabilmente sono molto, molto pericolosi e possono essere dei fattori di rischio di un escalation verso la violenza. Per esempio, mi vengono in mente alcuni, un'eccessiva gelosia, una gelosia che diventa chiaramente patologica, un tentativo di controllare ogni comportamento della donna, intervenendo in ogni sua decisione, criticando ogni sua decisione, oppure ancora situazioni di precedente violenza che vengono raccontate normalmente dall'uomo, però sempre in termini di responsabilità della lei che aveva preceduto. Oppure il comportarsi in maniera crudele nei confronti degli animali, anche questa è una cosa che può essere un fattore di rischio. Quindi bisogna stare molto attenti, almeno nei primi tempi di un rapporto, secondo me. Ma ci sono donne più a rischio di altre? La letteratura riporta alcune che per esempio le donne, le ragazzine che assistono alla violenza in età infantile, in età giovanile, tendono probabilmente a essere più a rischio di essere donne abusate, di cercare dei rapporti in cui poi prevale l'abuso, se qualcuno sostiene che i maschi, i ragazzini, i bambini che assistono alla violenza da bambini effettivamente tendono a diventare dei maltrattanti. Però non credo che sia una interpretazione corretta e molti autori non ritengono che sia così. Certamente c'è anche un'interpretazione strana, psicoanalitica, che mi viene in mente adesso, che è quella secondo cui c'è una certa tipologia di donna che inconsciamente rifiuta la sua femminilità, che viene interpretata in questo ambito come libertà assoluta, e libertà, insomma, autodeterminazione al suo stato puro, e allora cercano inconsciamente si sottomettono a dei partner violenti, pensando di sentirsi donna veramente solo in quel tipo di rapporto. Naturalmente vanno incontro a un rapporto malato. È vero o è una sorta di leggenda, io dico leggenda metropolitana perché a me sembra inverosimile, che la maggior parte delle violenze si manifestano quando la donna è in gravidanza? E se è così, quali possono essere gli effetti su un feto? Grazie della domanda, perché questa è una cosa di cui si parla poco effettivamente, invece è una cosa che statisticamente ha una grande importanza. Si ritiene all'incirca che circa il 12% delle donne subiscano violenza durante la gravidanza e che nel 6% dei casi la violenza incominci proprio in gravidanza. Questa è una cosa da tenere davvero in grande considerazione, perché nel mondo perlomeno è la seconda causa di morte in gravidanza, e questa è una cosa da tenere presente. Sia della mamma che del bambino? Sì, naturalmente. E effettivamente noi che in questi anni, in questi decenni, stiamo medicalizzando molto la gravidanza, siamo molto attenti a fare gli screening su tutte quelle che sono le malattie tipiche della gravidanza, però tutte queste malattie sono molto meno frequenti della violenza. E io ritengo, e lo sottolineo
con vigore che è molto importante fare dello screening anche nei confronti della violenza in gravidanza. E lo screening è una cosa semplicissima, basta che ginecologi, ostetriche nei loro ambulatori si ricordino di porre domande semplicissime, tipo il rapporto suo con il partner è tranquillo, si sente sicura nel suo rapporto familiare. Ecco, basterebbero queste domande, secondo alcuni, per far emergere almeno il 10% delle violenze di cui le donne normalmente non parlano. Ma le donne parlerebbero? Però certamente non parlano, però io credo che se non gli facciamo la domanda non parleranno mai. No. Ma c'è, da dove si può incominciare per prevenire la violenza alle donne? Io credo che si può cominciare intanto pensando e rimarcando che sono eventi che si verificano molto di frequenti e che sono assolutamente degli eventi che devono essere controbattuti. E poi probabilmente questo è un problema culturale, lo sappiamo, è un problema culturale e quindi probabilmente bisogna incominciare a parlare seriamente di parità di genere nelle scuole. Io credo che fin da bambini, questo è fondamentale. E forse non se ne parla abbastanza, forse certi comportamenti non vengono controllati con attenzione. Se ho tempo, mi viene in mente un caso propostomi da una mia infermiera in un convegno recente. Mi raccontava che la sua figlia di 8 anni in una scuola elementare si era rivolta alla maestra dicendo che il suo compagno ogni volta che si alzava le toccava il fondo schiena, le toccava il sedere. E la bambina si era risentita ed era andata a dirlo alla maestra. La risposta della maestra fu: ma no, dai, non ti ha fatto assolutamente del male, stai tranquilla, non ti preoccupare. Ecco, io credo che questo sia una cosa assolutamente non tollerabile. Sì, perché comunque la molestia non ha un'età, non ha una definizione, e se è una cosa che comunque infastidisce, crea dei problemi, deve essere affrontata con serietà. E quindi giustamente sin da quando si è piccoli. Ringrazio dottore per essere stato con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata. Grazie e arrivederci.